Ciao ragazze, allora, come vi ho scritto su Facebook, questo sarà il video dei top del 2013. È la quarta volta che giro questo video perché mi scordo sempre qualcosa. Ho cercato di inserire tutte le categorie, infatti ho incluso in questo video anche i pennelli. Scusatemi se il video sarà lungo, ma ci sono davvero tanti prodotti. Ho cercato, insomma, di fare una selezione. Ho avuto molta difficoltà nel farla perché non c'è stato un prodotto flop che non mi è piaciuto. Ho selezionato i prodotti migliori che mi sono piaciuti cioè in quest'anno. Allora, inizio subito, non mi voglio perdere in chiacchiere, e inizio con la categoria viso, in questo caso con la base. Allora, inizio con i primer e vi voglio far vedere questo qui di Glossip che mi è piaciuto molto. Questo qui mi è stato inviato dall'azienda quando è nato questo brand, e se non erro l'anno scorso, e hanno mandato a tutte le blogger una box con vari prodottini. All'interno c'era anche questo primer qui, che è fatto in vasetto, la confezione è di vetro, ed è lo Smoothing and Feeling Base, base trucco, levigante e riempitiva. Mi ci sono trovata benissimo con questa base. Infatti, devo dire, ho tolto diciamo, la copertura sopra. L'ho utilizzata tantissimo. L'ho utilizzata anche per truccare, insomma, le altre persone e in particolare le signore, perché comunque è una base riempitiva che tende, insomma, a riempire anche le rughe e le rughettine, insomma, di espressione. Tutti quanti si sono trovati bene perché il loro trucco è durato, non si è sfatto, e mi hanno fatto i complimenti, quindi sono contenta. Il merito è anche di questa base, perché l'ho utilizzata prima del fondotinta, della cipria, insomma, l'ho utilizzata proprio prima come primer, insomma, e le persone sono rimaste soddisfatte. Una base più economica, ma comunque più valida. Questa qui è in odore. Ovviamente è un prodotto siliconico, anche se l'inci non c'è, però si sa, tutti i primer sono a base di siliconi. Uno più economico è questo qui di Catrice, che è il Prime and Fine, che pure ho utilizzato moltissimo, come potete vedere. E sempre fatto in vasetto, però la confezione è di plastica. Questo qui, a differenza del Glossip, ha un odore proprio tipo di silicone, di plastica, non è molto piacevole. Il Glossip è bianco, questo qui è tipo un rosino. Devo dire che tutti e due i primer li ho trovati molto buoni, perché comunque li utilizzo, diciamo, quotidianamente, non mi hanno fatto uscire imperfezioni o brufoletti, cioè varie schifezzelle non me le hanno fatte uscire, con tutto che sono comunque a base di siliconi. Infatti questo qui, se non erro, al primo posto c'è tipo il dimeticone. Questo qua è 14 grammi di prodotto ed ha una scadenza di 12 mesi. E ve lo straconsiglio perché è un prodotto molto molto economico, però fa il suo lavoro egregiamente. Poi, sempre per quanto riguarda i primer, vi faccio vedere i due primer occhi che ho amato di più in assoluto. Ed è questo qui di Essence, le Love Stage. Questo qui, come potete vedere, sta quasi per finire, ma ne ho comprato uno di scorta perché davvero non riesco a stare senza questo primer. Per me è il migliore di tutti. C'ho anche quello lì di Kiko, ma lo utilizzo di meno perché mi piace di più. Questo di Essence è più cremoso, si stende meglio e copre meglio le discromie della palpebra, fa tipo un effetto correttore, il colore tipo correttore, mi ci trovo divinamente. E poi, grazie al Cosmo Prof, sono riuscita a provare, ho avuto modo di provare questo primer qui, che è della Splash Cosmetics, ed è sia un gel che fisse glitter, sia un primer occhi. Devo dire che è molto molto valido come prodotto. Per Capodanno ho fatto un trucco con i glitter e mi sono truccata la mattina alle 9 e la sera, cioè la notte, sono tornata tipo alle 5 meno un quarto, il giorno dopo avevo tutti i glitter lì perfetti, non ho avuto problemi di fallout. È davvero fantastico come prodotto. Per
l'applicazione dell'ombretto, e vi consiglio di spolverarci prima un po' di cipria trasparente perché leva quell'effetto appiccicaticcio, perché la sua consistenza è in gel, ma ve ne avevo già parlato di questo prodotto nel video dedicato insomma alla Splash Cosmetics, che è un'azienda con cui grazie al Cosmoprof ho avuto modo di collaborare. Questo qui si chiama Splash Proof Sealer e Shadow Sealer. Quindi se andate al Cosmo, prof, accaparratelo perché è ottimo. E gli ingredienti, cioè, questo qui è fatto, ha una consistenza tipo gel, non è correttivo come questo qui di Essence. Poi, sempre per quanto riguarda la base, vi faccio vedere i tre fondi che mi sono piaciuti di più. Il primo che vi mostro è una New Entry ed è quello che indosso ed è della Stila, una Step. Praticamente in questo fondo è presente sia il correttore che la cipria. Ho avuto una fortuna enorme a trovarlo sempre al banchetto magico, il banchettino che vi ho parlato al Super Mega Haul, che vi ho caricato qualche mese fa, dove trovo prodotti di marca, in questo caso anche marche buone, che variano dai 3 ai 5 euro. Questo qui, come potete vedere, è un fondo della Stila, l'ho pagato 3 euro. Ovviamente le colorazioni non ci sono tutte le colorazioni, questa qui è la 02, la Light, però per la mia carnagione in inverno è perfetta. La consistenza è tipo mousse, ha un erogatore a pompetta ed è molto molto buona, un odore buonissimo, si stende divinamente. Io comunque vado ad applicarci sopra un correttore perché per quanto riguarda le occhiaie non copre tantissimo, però l'ho provato anche senza cipria e dura tanto perché fa proprio un effetto matto al viso, infatti lo consiglio alle ragazze che hanno la pelle grassa. Io per idratare la pelle, perché comunque ha una consistenza molto secca, vado sempre a utilizzare una crema idratante e poi vado a mettere un primer e l'effetto è quello che vedete, cioè è fantastico. Ve lo straconsiglio se lo trovate al banchetto, cioè, insomma al vostro mercato rionale. Io ho avuto la fortuna di trovarlo insomma al banchetto a 3 euro e me lo sono accaparrata subito. Vi auguro anche voi di trovarlo, anche perché ho visto i prezzi su Asos. E sul sito della Stila costa un botto, cioè una roba assurda. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se lo trovate. Poi, un altro fondo che mi è piaciuto tanto è questo qui di Essence, ma non mi dilungo più di tanto perché già ve ne ho parlato. Come potete vedere, l'ho utilizzato tanto e mi piace. Questo qui è il Pore Skin, però il nuovo tipo si chiama Soft Touch Mousse. È molto coprente, dà un bellissimo effetto sul viso, ve lo straconsiglio. Non mi dilungo più di tanto perché già ve ne ho parlato. Lo stesso vale per questo qui di Maybelline, ed è il Super Stay 24 ore che ho preso grazie alla promozione che c'è stata da Acquestapone. E l'unica cosa che vi posso dire è che davvero resiste tantissimo, perché in questi giorni di feste che sono stata al negozio dalla mattina alla sera, poi non è che mi sono struccata, sono scesa direttamente, il fondotinta mi è durato e non mi ha fatto quell'effetto chiazze che andava via a chiazze, mi è durato un bel po' di tempo, non 24 ore fino al giorno dopo, però fino a tardi, sai, quando andate a giocare a casa degli amici, le 3, le 4 la notte, mi è durato e sono rimasta soddisfatta di questo prodotto qui. Ok, adesso vi parlo dei tre correttori che mi sono piaciuti di più. Allora, il primo è questo qui di Wycon, che però è un correttore colorato ed è quello arancione per le occhiaie che io applico prima della base per, diciamo, schiarire la zona nera che ho attorno, insomma, attorno agli occhi, e l'ho utilizzato anche oggi e come potete vedere dà anche un bel effetto luminoso e lo trovo buonissimo, ha un prezzo di 4,90 euro da Wycon e ve lo straconsiglio, non ve lo lasciate scappare perché è davvero ottimo. Un altro correttore che mi è piaciuto tanto è questo qui di Deborah, che è il 24 ore Perfect.
Ed è un correttore a stick, in stick, come potete vedere, è super coprente, un po' pastosetto, ne basta davvero poco perché sennò rischiate che viva tutto nelle pieghette, ma davvero ha un'ottima coprenza, sono rimasta soddisfatta. Questo qui, come potete vedere, è un tester perché l'ho preso al mio solito negozietto dove ho la possibilità di comprare anche i tester e l'ho pagato tipo un 3,50 euro. Da acqua e sapone costa intorno ai 6-7 euro. E un altro correttore che sto amando alla follia è questo qui di Catrice che mi ha mandato la mia amica Mara per Natale ed è il Catrice Camouflage Cream ed è buonissimo, ha una coprenza molto molto alta e il mio è nella tonalità 020 Light Beige. Non mi dilungo più di tanto perché già ve ne ho parlato o nei preferiti o nei promossi e bocciati, se non erro nei promossi e bocciati che vi linko qui sotto. Poi per quanto riguarda le cipre ve ne faccio vedere tre. E sono allora la cipria correttiva, questa qui della Physian Formula, che purtroppo non avete la possibilità di trovare perché io l'ho presa al Cosmoprof. Ed è una cipria correttiva con insomma i vari colori, tipo la quella lì di Elf, che non mi viene in mente, la Complexion Perfection di Elf che io avevo e ho finito. E poi al Cosmoprof ho acquistato questa e mi ci sto trovando divinamente. Un'altra cipria che sto adorando è questa qui di Starlux, che è minerale. L'ho utilizzata abbastanza, come potete vedere, ne basta davvero poco e crea un effetto matte sul viso fantastico. Ha una polvere molto molto sottile, impalpabile, mi piace tantissimo e non sbianca pur essendo traslucida. Poi, come cipria colorata, vi faccio vedere questa di Glossip che mi è piaciuta molto perché non fa l'effetto mascherone ed è una polvere molto molto sottile che non appesantisce il viso, infatti c'è il buco e mi è piaciuta tanto. Questa qui è la 04 Golden Sunset e questa qui mi è stata inviata insieme insomma al kit di Glossip. Ed è la compact powder, cipria compatta. Ed è una delle cipre colorate che ho utilizzato di più. Poi vado subito con la terra e gli illuminanti. Senza alcun dubbio, scusate se mi giro ragazze, ma tengo tutto sporso sul letto. Senza alcun dubbio, io vi straconsiglio questa terra della New York Color. Io spero che non sia un'edizione limitata perché sennò mi impicco. Ed è la New York Color Big Bold. Io adoro questa cipria ed è la 602 Metropolitan. Ve l'avrò fatta vedere fino alla nausea, però mi piace tantissimo. C'è un botto di prodotto all'interno e quella che mi vedete, io la utilizzo per fare il contouring e la amo alla follia. Pure mia sorella la utilizza e ci si trova benissimo. Non mi dilungo più di tanto perché ve l'ho fatta vedere fino alla nausea. Poi, come due illuminanti, ho adorato questi due. Allora, questo non lo potete trovare più perché fa parte di un'edizione limitata di Essence ed è la Twilight Breaking Down ed è l'illuminante che mi vedete. È bellissimo. Oddio, ha tonalità insomma sull'oro, molto molto luminoso, poi dura un botto, davvero un botto. Se riuscite a trovarlo magari in qualche sito su qualche pagina Facebook di scambi o su qualche sito, non lo so, che vendono prodotti Essence di vecchie collezioni, ve lo straconsiglio, ve lo straconsiglio ed è lo 01 Bella Secret. Io cerco di sbrigarmi ragazze, lo so che vi sto facendo la testa di chiacchiere, però davvero ho tanti prodotti. Tutti. Poi mi si viene detto che faccio video troppo lunghi. E poi vi faccio vedere questo qui della The Body Shop che è molto simile al Mineralize Skin Finish di MAC, è bellissimo. Questo qui è lo 02, è davvero spettacolare questo illuminante. Come potete vedere l'ho utilizzato tantissimo perché prima portava la bombatura e l'ho quasi appiattita, si può dire, ed è fantastico. Costa abbastanza perché l'avrò pagato intorno ai 23-24 euro, però è davvero un ottimo prodotto, buonissimo. Poi, per quanto riguarda la BB Cream, e abbiamo finito con i prodotti, insomma, per la base, vi mostro lei, la BB Cream di Labo. Ne ho provate altre, però come lei non ce n'è per nessuna, davvero. Diciamo, un effetto simile a questo lo fa quella di Garnier per pelli miste e grasse, ma questa qua è fantastica. Ha una texture palpabile, non si sente proprio sul viso, ha una coprenza altissima. Ed è ottima, davvero ottima, mi piace molto come è formulata. La mia è nella tonalità 013,
Alabaster, mi rendo conto che ha un prezzo eccessivo, però magari per quelle ragazze che non utilizzano il fondotinta ma vogliono una buona BB cream, io ve la straconsiglio. Un effetto simile alla Labo Makeup Fashion Treatment con acido ialuronico BB cream ce l'ha quella di Garnier per pelli viste grasse, scusatemi. Poi, come ultimi prodotti per la base, arriviamo alle mie amate sopracciglia, le mie amate sopracciglia. Scusate, ma sapete insomma il fatto che mi vengono a criticare le sopracciglia, ma devono piacere a me. Allora, come il top in assoluto, vi propongo lui, che è il Paula Pli Brown Design and Fix. Praticamente questo è un tatuaggio per sopracciglia. Dovete buttare il sangue per struccarlo, però ragazze, fa un effetto tatuaggio alle sopracciglia che è qualcosa di fantastico, io lo amo. E ringrazio Paula P che ha creato questo prodotto perché è unico. Come potete vedere, diciamo, il prodotto waterproof l'ho finito, sto recuperando questo goccino, però ragazzi è davvero fantastico. Per un effetto diciamo un po' più naturale, però io cerco sempre di ricreare questo effetto, come potete vedere finto, non ho utilizzato questa matita qui, però è un po' più naturale, va, potete modularlo voi. È la matita di Make Up Forever che purtroppo si è cancellato. Per sopracciglia, la mia è la tonalità più scura, la numero 4, ed è ottima. In estate però non ve la consiglio perché tende a sciogliersi, vi consiglio più un prodotto del genere che è waterproof. E per finire, una new entry, un regalo di Natale, ed è le Brown Definer di Wycon. È qualcosa di fantastico ed è quello che indosso. Mi piace molto perché si stende bene. Ovviamente io non utilizzo questo pennellino perché lo trovo inutile. Utilizzo un pennellino angolato adatto proprio per le sopracciglia. Comunque ve lo straconsiglio perché è davvero buono e fa tanti colori in modo da adattare insomma anche alla vostra tipologia di capelli, ai vostri colori. E diciamo che per la base abbiamo terminato. Sempre per quanto riguarda il viso, vi faccio vedere i blush. E qui praticamente è stata una tragedia per me perché io amo i blush, c'è cioè una collezione di blush, tanti e tanti blush. Io adoro tutti i miei blush, però ho dovuto scegliere e quindi vi faccio vedere in modo molto molto veloce perché già li avete visti. Allora, un blush che mi è piaciuto tanto è questo della Kiko, che era un'edizione limitata, se non sbaglio la Lavish Oriental, ed erano questi qui in crema. Sembra che non l'ho utilizzato mai, però come potete vedere tiene una conca ed è fantastico. Il blush sono quei classici blush che sono in crema ma si trasformano in polvere una volta applicati ed è fantastico. Questo qui è lo 02 Rich Rose. Se avete la possibilità di trovarlo in un outlet della Kiko, io ve lo straconsiglio perché è favoloso questo blush e secondo me non lo terminerò mai. Sempre per quanto riguarda la tipologia cremosa, vi faccio vedere questo qui di un'edizione limitata di Essence che mi è piaciuto tanto ed è della Me & My Ice Cream. Io adoro questo blush, infatti, come potete vedere è abbastanza scavato, ha una colorazione pescata bellissima e dà davvero un effetto luminoso sulle guance, mi piace tantissimo. E i blush di Essence con le edizioni limitate sono fantastici. Io ringrazio sempre Mara per la gentilezza. Poi, sempre per quanto riguarda prodotti cremosi, io vi faccio vedere questo blush della Catrice, sempre in edizione limitata, ed è un Jelly Cheek Tint, ovvero quei blush in gel che ho utilizzato tantissimo della Limited Edition della Colibri. Ovviamente anche questo purtroppo non si può trovare, infatti come potete vedere è quasi finito, ed è questo rosso che crea un effetto bagnato sulle guance davvero bellissimo. Io principalmente in estate, ma anche in inverno, dipende come mi trucco, lo utilizzo e mi piace tantissimo. Due blush che ho diciamo utilizzato tantissimo è questo qui di NYX, che è il Mosaic Powder, il mio è nella tonalità 04 Peachy e l'ho scavato tantissimo, non so se si può notare, l'ho utilizzato davvero tanto perché crea un effetto davvero molto naturale. È luminoso, come potete vedere, è bellissimo davvero. E un altro che ho amato alla follia e che amo tuttora è questo qua di Mua della linea da una sterlina ed è lo shade 6. Come
con Per le scienze oro ed è fantastico. Sempre per quanto riguarda blush, ho voluto inserire questo qui che avete visto nel mio ultimo video, sempre nei promossi e bocciati che vi linko qui giù. E sempre di Essence, l'edizione limitata, ho amato questo qui della Floral Grounds e questo qui della Bilude. Bellissimi. Sempre su delle tonalità pescate. Poi vi faccio vedere per quanto riguarda gli occhi, le mie palette preferite che ho utilizzato di più. Allora, una New Entry perché comunque ce l'ho da poco, è la palette India Collection, che non vi cazzo perché ve l'ho fatta vedere fino alla nausea. Vi lascio al limite giù il video di cui parlo di questa palette. La Too Faced Pretty Rebel che sto amando, anche questa non ve la faccio vedere perché ho fatto un video in collaborazione con Eleonora Manni. Ciao Ele, e vi linko giù il video dove vi parlo di questa palette. La Naked 2 che è un evergreen e la sto amando in particolar modo in questo periodo. Anche questo trucco che mi vedete l'ho realizzato con lei. Infatti nel video scorso pure avevo questo trucco e mi avete chiesto come l'avevo realizzato, che stavo bene, vi ringrazio tanto. E l'ho realizzato con la Naked 2, con i colori insomma chiari e luminosi. Poi un'altra palette che ho amato tantissimo è questa qui di The Balm, che vi ho fatto vedere nel video delle mie palette preferite, ve lo linko magari qui giù, ed è questa qui, la Rockstar Palette, con questi colori, l'illuminante e il blush, e porta anche due gloss, ma sono inutili, quindi non ve li nomino proprio, che mi piace moltissimo. E un'altra è la India, cioè l'Africa, che vi faccio vedere. Che ho depottato e ho messo in queste palettine di Sephora. Poi, per quanto riguarda gli ombretti cremosi, mi sono piaciuti molto questi qui di Astra perché io utilizzo come base anche per gli ombretti, diciamo, in polvere per enfatizzare il colore. E questi qui di Pupa che ho amato, questi di Pupa Vamp che ho preso col coupon a 5 euro. Ed è bellissimo. Questo qui è 101, l'ho utilizzato tanto. Un altro che mi è piaciuto tanto sono questi long lasting di Kiko. Questo qua è lo 07 che io utilizzo, diciamo, quasi sotto ogni trucco per enfatizzare tutti i vari colori, perché è tipo un color beige luminoso, questo qui, molto molto bello. Per quanto riguarda gli ombretti singoli, diciamo i più utilizzati sono stati questo qua di Milani, che ho utilizzato anche nel tutorial di Natale, ed è favoloso questo qui, che ha riflessi tipo fucsia. Oddio, mi si sta spappando tutto. Poi ho utilizzato moltissimo questo qua di Mua, che è lo shade 12 ed è il dupe del club di MAC. Come potete vedere è abbastanza scavato qui. E poi ho utilizzato molto anche questo qui della Splash Cosmetics, che è il My Stiffing. Molto molto bello, come potete vedere ha dei riflessi fantastici, proprio bello bello. Tipo un borgogna con vari riflessi, è spettacolare questo ombretto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, vi faccio vedere le matite che ho utilizzato di più. Una ragazza mi ha chiesto la matita burro che consiglio, comunque la risponderò nei commenti, ed è questa qui della Yamamay, che mi ha mandato la mia amica Mara ed è la numero 16, una matita occhi super super morbida, anche quella che mi vedete, la sto adorando, infatti me la voglio comprare un'altra per scorta se la trovo. Questa qui di Wycon, che fa parte della linea Long Lasting, che è fantastica, ed è la Gold Leaf 14, è ottima, quando le trovate in offerta fatene scorta di queste long lasting di Wycon che sono ottime. E questa qui di Rimmel che io utilizzo, questa bianca che io utilizzo anche come matitone bianco, insomma. Come matitoni vi consiglio questi di Essence, gli Stays No Matter What e Pencil e Shadow. Ce li ho tutti tranne due che provvederò ad acquistare perché li utilizzo sotto ogni trucco colorato o anche neutro perché mi enfatizza molto il colore dell'ombretto. Mi fa insomma da base, un'ottima base. Sempre per gli occhi vi faccio vedere i due liner che ho utilizzato di più ed è questo della Splash
La Splash Cosmetics liquido, che tiene, è pieno di zeppo di micro glitter, però sull'occhio non si notano. È lui che è degno di lode perché l'ho pagato un botto di soldi, questo qui di MAC, che è il Fluid Line Black Track di MAC. L'ho pagato tipo un 15-16 euro, però ce l'ho da 3 anni. Ragazzi, è morbidissimo, non si è steccato di una virgola. Ha la confezione in vetro. Ovviamente io amo anche quello di Essence, però a differenza di questo si è un po' steccato. Lo continuo ad utilizzare perché purtroppo è andato fuori produzione, però io ve lo straconsiglio questo. Spendete un po' in più, però vi dura negli anni, insomma. Poi vi voglio far vedere la combo per eccellenza, che è quella che mi vedete. Io non so far vedere le ciglia, comunque se, oh, sembra che ho le ciglia finte, non è vero, non è così. Ho utilizzato le fibre che mi sono uscite dalla Starbucks, questa della marca Starlux, che però non potete trovare, ovviamente prendete qualche altra fibra, va bene uguale, e questa combo dei mascara che io amo e voglio pro sono per me i top del 2013 ed è il Pupavampo e Lash Mania Reloaded. Questa combo, prima il Lash e poi il Pupavampo, ragazze, fate due ciglioni estreme proprio. E poi vi faccio vedere i rossetti. Non ce la farò mai, ragazze, sarà lunghissimo questo video. Che ho amato di più e sono gli Aqua Rouge di Makeup Forever che ho in varie colorazioni, sono davvero molto molto validi. Poi mi è piaciuto tanto questo qui di Barry M, che è il dupo del Candy Yum Yum di MAC ed è buonissimo e super duraturo e costa solo 6 euro. Ho amato questi qui di Kate Moss, la versione matte, questo qua che mi vedete è il 107. E si dice che sia il dupo del Rebel di MAC. Li amo e durano tantissimo. E costano 7,50 euro, ma li potete trovare anche in saldo da Acqua e Sapone. Poi un altro rossetto che ho amato è il 68 di Debbie ed è il Moulin Rouge, che è il dupo esatto del Ruby Woo di MAC. Io lo amo questo rossetto e ringrazio Mara per avermelo trovato, perché da me vendono solo la versione sheer di questi rossetti. E adoro questi due rossetti della Rouge Boisière che vi ho fatto vedere. Uno me l'hanno regalato per il compleanno e l'altro per Natale, le mie amiche, sono fantastici. E sono il 602 e il 603. Li avete visti anche nei video haul, insomma. Poi un altro prodotto che ho amato sono gli Stay Matte Lip Cream. Infatti, i colori, insomma, che mi piacciono di più ne faccio scorta perché Essence li toglierà di mezzo, ovviamente. Tutti i prodotti belli li toglie di mezzo e li ho amati, ce li ho tutti i colori di questi. E ho amato anche questo Soft Matte Lip Cream di NYX. Sono davvero molto molto validi questi prodotti e anche questo qui della Kiko, che è una new entry ed è il Lip Gloss Pencil, bellissimo, ed è lo 03, ma ve l'ho fatto vedere nel video haul di Natale. E come ultimo vi voglio proporre i pennelli, mi sbrigo. E allora, questo set l'ho preso su eBay, potete trovare sia soltanto il set occhi che costa intorno ai 4 euro, questo qui, quindi 1 euro a pennello, e sia il set viso che costa intorno ai 5-6 euro tipo, ed è un set fantastico, mi ci sto trovando davvero bene, scusate se sono sporchi ma li sto utilizzando, ed è una proposta economica per i top, se vi interessa un set di pennelli buono. Il set completo ho visto che costa intorno agli 11-12 euro, basta cercare sotto la voce su eBay brush set. E vi escono questi pennelli qui, vi escono di tutti i tipi, devo dire la verità. Top è anche la spugnettina Simil Beauty Blender che ho comprato dal sito di Born Pretty Store per pochi euro. Ne ho due e sono fantastiche. È vero, non si puliscono proprio al top, però io ad esempio il fondotinta che ho adesso l'ho applicato con questa spugnetta, io le adoro e costano pochi euro. Sempre dal sito Born Pretty Store. Poi vi faccio vedere ovviamente l'acquisto più azzeccato dell'anno e sono i set per occhi, ovviamente ne ho presi due per simbolo, delle Pixi Vuo, i Real Techniques che ho preso al Cosmoprof a 10 euro, cioè una botta di culo così non mi capitava, non mi è mai capitata.
Questi sono i pennelli che mi piacciono di più, sono due da sfumatura. E vi faccio vedere anche il set viso, che sono, questi sono i due pennelli che utilizzo di più e sono da contouring e da fondo, da cipria, come volete. Sono morbidissimi e stendono i prodotti in maniera impeccabile. Ovviamente il top del top per il blush è questo qui, che ho utilizzato anche oggi, come ben vedete come si stende bene in modo molto molto naturale il blush, ed ho utilizzato quello lì rosso di Chanel. E niente ragazze, questo è quanto, mi scuso perché il video è lunghissimo, io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video, ciao ragazze!